Il cadavere di una donna è stato trovato in mare nel pomeriggio davanti a Porto Piccolo a Sistiana. Sarebbe quello di Anna Buttazione, scomparsa da casa a Udine. Pregiudicato, moleste i passanti in piazza Sant'Antonio, arrestato dai vigili, e aveva fatto irruzione col coltello in teatro a Bassano, incendiando un cantiere. Brutta sorpresa per i proprietari di due auto e diversi motorini parcheggiati in salita di Gretta. Forse un'auto sbandata ha causato danni ingenti ai mezzi. Primo accordo fra l'Unione degli Istriani e il Consiglio regionale del Veneto ha intensificato le gite scolastiche sui luoghi delle tragedie delle nostre terre. L'onorevole Savino replica Michele Serra, sinistra sempre in imbarazzo quando si parla di Esodo e Foibe e pensa alle responsabilità del PC. Uno degli effetti del coronavirus nell'ultimo mese è stato quello di abbassare i prezzi della benzina e del diesel in Italia e in moltissimi altri paesi. Avviato il progetto del Rotary per il restauro e la valorizzazione turistica del Propileo Romano che si trova nel campanile della cattedrale di San Giusto. Buonasera dal telegiornale di Tele4, dunque in apertura alla cronaca con una notizia eh, dell'ultima ora. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in mare nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque davanti a Porto Piccolo, a Sistiana. Il cadavere è stato avvistato eh, intorno alle 17, sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco col nucleo sommozzatori e la polizia per gli accertamenti del caso e l'avvio delle procedure che dovranno portare all'identificazione. Eh, della donna, ma eh, secondo un primo esame, secondo quanto riferisce l'Ans, il cadavere sarebbe di Marina Buttazzoni, l'artigiana udinese di 55 anni che non dava più notizie di sé dal 17 gennaio scorso. Il fratello eh, si sta recando sul posto del ritrovamento per il riconoscimento ma mancano al momento eh, le conferme ufficiali eh, da parte eh, della prefettura di Trieste. Che eh, dovrà appunto diramare il comunicato ufficiale. La sua borsetta, la borsetta di eh, Marina Buttazzoni, era stata ritrovata. Lo ricordiamo insieme ad altri oggetti personali in zona proprio eh, di Porto Piccolo. Eh, eventuali conferme, appunto, se dovessero arrivare ve le daremo nel corso di questo telegiornale. Continuiamo con la cronaca. L'anno scorso fece irruzione con un coltello in un teatro di Bassano, poi l'incendio in un cantiere nei giorni scorsi. Lo stesso. Questo uomo pluripregiudicato è stato arrestato dalla polizia locale di Trieste. Vediamo. Molesta i passanti, insulta il cameriere di un bar in piazza Sant'Antonio, poi ubriaco aggredisce gli agenti della polizia locale intervenuti su segnalazione dei cittadini rifiutando di farsi identificare. Protagonista del movimentato episodio accaduto sabato pomeriggio in pieno centro a Trieste, un 55enne che portato a fatica nella caserma San Sebastiano di Viere Voltella si è poi rivelato un pluripregiudicato. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, Loris Adelsburg, aveva numerosi precedenti specifici per resistere. Pubblico ufficiale, oltre che per evasione, rapina aggravata, danneggiamenti e reati contro le persone e il patrimonio. Tra i fatti di cronaca, di cui si era reso partecipe, balza all'occhio l'episodio dello scorso maggio, quando, armato di coltello, fece irruzione in una sala teatrale a Bassano del Grappa, in quel momento frequentata da studenti e giovani mamme per una recita scolastica, culminata poi con la fuga e l'incendio del cantiere del Tempio Sario, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Pochi giorni fa, a Padova è stato trovato Trovato in possesso di 25 grammi di eroina e la perquisizione a suo carico ha portato inoltre al rinvenimento di un coltello a Serramanico. Stante l'evidente pericolosità sociale e il tenore dei suoi numerosissimi precedenti, l'uomo è stato arrestato e portato al carcere al Coroneo, dove dovrà rispondere di violenza, minaccia, resistenza pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, disturbo alle persone, porto d'armi o oggetti atti a offendere. Auto e scooter, scooter danneggiati questa mattina in salita di Gretta, amara sorpresa per i proprietari, pare per lo sbandamento di un'auto. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Siamo in salita di Gretta, come potete vedere alle mie spalle, i proprietari degli scooter non sono certo contenti di quello che hanno trovato e di quello che troveranno, pare che. Eh, qualcuno si è parlato di vandalismo, ma qui pare più un incidente di eh, un conducente di qualche veicolo che eh, ha perso totalmente il controllo e si è gettato eh, addosso, prima alla macchina in fondo che vediamo, e poi facendo strike contro i motorini, danneggiandone, eh, danneggiandone alcuni in maniera anche molto importante. Uno è finito per terra, ce n'è un altro appoggiato alla parete eh, lì sul marciapiede, quindi insomma un bello scontro, eh, tutto fa pensare al classico sbandamento forse perché la persona durante la notte non era in grado di guidare bene, forse ubriaca, chi lo sa, ad ogni modo eh, l'ipotesi vandalismo e piano preordinato la escluderei se non poter dire che è un danno veramente ingente e la polizia sta indagando. No, 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 non ho idea devo confermato proprio per, vedere, per caso eh, sì 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 lo parcheggio qua sì. ha visto che qualcuno no sono appena arrivato adesso guarda in questo momento no assolutamente Busta no sa chi potrebbe essere il responsabile di no, tutto questo no non è più pari di idea ho preso il bus alle alle 10, 9 e mezza ma no eh, era già così Signore buongiorno. buongiorno stavamo giusto vedendo il disastro che è stato combinato evidentemente da qualcuno ma questo è il suo scooter quindi sì, sì certo e eh, stamattina abbiamo trovato tutti gli scooter messi per terra, e la macchina quella lì è stata presa. È stato... Si è parlato di vandali, ma a noi sembra. No, a noi è sembra una più... macchina, sicuramente una macchina è venuta nel corso della notte, avrà perso il controllo, ha fatto tutto questo disastro. E, e niente, c'è stato sicuramente l'intervento della volante perché ci hanno lasciato i bigliettini che hanno comunque messo a posto. Hanno, hanno cercato di mettere a posto quello che potevano e comunque. Non si sa al momento chi sia. C'è qualche telecamera che può con un po' di fortuna aver visto la targa, con un po' di fortuna, ma non abbiamo molte speranze. Episodi invece di vandalismo, cose simili che sono capitate in questi periodi, le escludono? No, 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 assolutamente. Non è la prima volta che vengono ubriachi alla guida super di qua e perdono il controllo alla fine della salita. Non è la prima volta che fanno, che fanno questo danno, esatto. Insomma. Un aggiornamento sulla ferriera, salvo ulteriori necessità tecniche, le operazioni di spegnimento dell'area a caldo della ferriera di Servola, di proprietà del gruppo Arvedi, dovrebbe avere inizio nella prima quindicina di marzo e quanto emerso oggi pomeriggio nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Trieste, la durata dell'intero processo prosegue il comunicato è fissata in tre settimane circa. Da parte sua l'azienda si è impegnata a dare comunicazione preventiva alla cittadinanza sullo stato Avanzamento dei lavori, in particolare per quanto riguarda le fasi che potrebbero comportare effetti visibili o comunque percepibili all'esterno eh, dello stabilimento. Al tavolo tecnico coordinato dal prefetto Valerio Valenti eh, siedono Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comune di Trieste, ARPA, Azienda Sanitaria Universitaria eh, Giuliano Esontina e Acciaieria Arvedi. La prossima riunione è stata fissata per il 24 febbraio. Stamani, nella sede di Via Silvio Pellico, l'Unione degli Istriani ha siglato un importante accordo con il Consiglio regionale del Veneto. In base a esso, saranno agevolati i soggiorni degli studenti nella nostra città per meglio comprendere i fatti che hanno scolvo, sconvolto il secondo dopoguerra. Umberto Bosazzi. Siamo partiti da quello che è stata un'ingiustizia storica del nostro paese, cioè il fatto di concedere l'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica a Tito, proprio partendo da quella che è la contraddizione, cioè da un lato abbiamo il giorno del ricordo che va a onorare la memoria di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo e dall'altro abbiamo il carnefici che ha creato questa tragedia che è insignito della maggiore onoreficenza della Repubblica italiana. Così Alberto Villanova, presidente leghista della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, in merito all'accordo siglato questa mattina a nome dell'intera Assemblea con l'Unione degli Striani. Io credo che accordi locali nei territori siano fondamentali. Una delle nostre finalità come Unione degli Striani è proprio questo: quindi trasmettere ai giovani la storia del confine orientale. È il primo accordo sottoscritto fra l'Unione e una regione italiana, dove sono già operative iniziative del genere con altre città del nostro paese. L'accordo di fatto agevolerà per gli studenti delle scuole venete la visita ai luoghi della nostra città collegati alla storia, non necessariamente recente, delle nostre terre. Un documento che consente l'istituzionalizzazione di viaggi per le scuole di ogni ordine e grado della regione veneto a Trieste per far conoscere agli studenti e agli insegnanti, naturalmente, ma gli studenti la storia di queste terre, la storia del confine orientale in un arco di tempo molto più ampio. L'accordo è stato sottolineato con soddisfazione dai rappresentanti della Regione Veneto, oggi in città anche per visitare e rendere omaggio ai luoghi delle foibe e dell'esodo. Per certi aspetti, non senza una certa ironia da parte del Presidente Lacota, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale Veneto, segno che, altrove, è meno impervio guardare con uno spirito più pacificato alle tragedie collegate alla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo trovato l'unanimità in Consiglio proprio a dimostrare che questo riguarda una memoria condivisa della nostra comunità e adesso oggi siamo felici di essere qui con una delegazione di consiglieri regionali per dimostrare l'avvicinanza della Regione Veneto con l'Unione degli Istriani con la sua missione. Secondo il presidente dell'Unione degli Istriani, i primi frutti dell'accordo potrebbero concretizzarsi già fra qualche settimana con l'arrivo delle prime scolaresche. Sandra Savino e Claudio Giacomelli sottolineano l'imbarazzo della sinistra quando si parla di foibe e esodo. La prima rispondendo a un commento di Michele Serra, il secondo oggi durante Sveglia in Città. E nel servizio ci sono anche le parole del sindaco di Piazza. Sentiamo. La storia è una sedia scomoda sulla quale sedersi per raccontare ed ascoltare. Sandra Savino, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, ha preso carta e penna e, con una lettera pubblicata sul giornale, ha inteso replicare ad un intervento di Michele Serra che, nella sua amaca quotidiana sulla Repubblica, intervenendo sul giorno del ricordo, aveva indicato, in quella che definisce la scellerata nazionalizzazione fascista, l'antefatto delle foibe e dell'esodo. Savino, nella lettera, si chiede per quale ragione se foibe ed esodo fossero davvero la reazione a tali violenze non se ne sia parlato per decenni e si chiede anche perché, nel corso degli anni, si è calato in silenzio su altri avvenimenti quali l'eccidio di Porzus o la strage di Vargarolla. Oppure perché non si parli mai dell'ambizione Titina di trasformare la Venezia Giulia nella Settima Repubblica Jugoslava. Parlare di tutto ciò, secondo la Savino, provocherebbe nella sinistra un notevole imbarazzo, perché bisognerebbe affrontare la responsabilità del Partito Comunista Italiano, oltre che rimettere in discussione una narrazione dominante per decenni. Sullo stesso piano della Savino, Claudio Giacomelli, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che ha presentato un progetto di legge contro il negazionismo, oggi Ospite di Sveglia in città. E noi ci accorgiamo dell'imbarazzo che c'è nel centro-sinistra spesso, un imbarazzo che si spinge a cercare sempre scuse, no a strumentalizzazioni. Persino ieri in commissione ci siamo beccati un no a strumentalizzazioni, ma quali strumentalizzazioni abbiamo messo in un articolo del codice penale, dove c'è un elenco di tragedie del Novecento di crimini dell'umanità, abbiamo messo e dei massacri delle foibe. Punto. Ecco, questa è stata considerata una strumentalizzazione. Contro il negazionismo, brevemente, si è espresso anche il sindaco di piazza. Io sono contro il negazionismo, abbiamo avuto un novecento difficile, basta, non dico, dobbiamo ricordare, sono tutti figli di tante mamme e di tante famiglie che hanno pianto, per cui mettiamoci tutto sull'attenti, chiediamo scusa e basta. Oggi 5 Stelle non hanno tradito Salvini, bensì gli italiani, votando insieme al PD Grillin, hanno infatti confermato di essere disposti a tutto pur di rimanere aggrappati alle loro poltrone, arrivando anche a umiliare gli organi costituzionali dello Stato e portando alla svendita di una fetta importante del nostro patrimonio democratico per ragioni di mero tornaconto politico. Lo afferma il Presidente regionale Federica in merito all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti votata oggi al Senato. Un approccio, quello della maggioranza di governo, aggiunge Fedriga, diametralmente opposto dunque a quello di Matteo Salvini che ancora una volta si è messo in gioco rinunciando al proprio interesse personale per salvaguardare quello degli italiani. E c'è anche il commento della senatrice Tatiana Reutz del Partito Democratico, sempre su questa vicenda, dice il voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini è un fatto fatto normale in un Paese normale. Purtroppo per un periodo la vita istituzionale del nostro Paese è stata stravolta dalla confusione tra interesse di partito e interesse nazionale e anche oggi in aula si è tentato di confondere le acque. Restiamo nella politica ma regionale, botta e risposta tra Lega e PD sul DDL sviluppo impresa che approderà in aula nelle prossime settimane. Sentiamo Bernardo Gulotta. Non piace affatto l'opposizione di centro sinistra in Consiglio regionale il DDL sviluppo impresa, ovvero la legge dei Friuli Venezia Giulia di riforma nel comparto delle attività produttive proposto dall'assessore Sergio Bini e approvato dalla Giunta regionale in via preliminare a metà gennaio. Per il Partito Democratico mancano contenuti, regolamenti e anche fondi a fronte di una crisi industriale molto pesante per tutta la regione. Purtroppo, e lo dico da cittadino di questa regione, è una legge che è solo propaganda. I giornali hanno scritto in questi giorni che chiudono 675. Cinque imprese in questa regione, sappiamo della crisi della Ferriera, della Burgo, eh, di Varzi, di tante realtà anche nel territorio triestino. Beh, qui non c'è nulla, tempi lunghissimi. La legge si approverà forse nelle prossime settimane, ma poi serviranno dei regolamenti, e quindi appena l'anno prossimo si comincerà a vedere qualcosa. E poi mancano i soldi. Che legge è, che riforma è, che aiuto alle imprese senza risorse? Non ci sono stanziamenti, non ci sono investimenti. Non si parla di logistica. Insomma, in Venezia Giulia si riparte da, dal porto di Trieste, di Monfalcone, dalla logistica internazionale, dalla via della seta e non c'è una parola, non c'è una lira su questo. E purtroppo si fa poco e si fa molto lentamente. Temo ancora una volta tanta propaganda da parte della Giunta Fedriga. A difendere la bontà del lavoro della Giunta è il consigliere della Lega Calligaris che punta su alcuni aspetti precisi contenuti nel testo valorizzandone la bontà. C'è le misure per il recupero dei siti industriali degradati, cioè un sistema che sarà poi gestito dai consorzi industriali anche con i comuni per intervenire per esempio per recuperare, ristrutturare e recuperare i capannoni dismessi, con anche la possibilità quindi di creare o aiutare, favorire nuova occupazione. C'è l'intervento sui centri storici e l'aiuto al, al piccolo commercio e ancora più importante, una misura per i comuni che abbattono l'IMU sul piccolo commercio, un ristoro da parte della regione. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. È stata diffusa oggi la periodica analisi congiunturale di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Cresce la produzione, migliorano gli altri indicatori, ma c'è un generale peggioramento rispetto all'anno precedente. Vediamo. Migliorano gli indicatori economici in Friuli Venezia Giulia nel quarto trimestre 2019 rispetto al periodo precedente, ma rispetto al quarto trimestre 2018 si registra un peggioramento, in particolare nella produzione e nelle vendite. Lo rileva l'indagine congiunturale di Confindustria Friuli Venezia Giulia diffusa oggi. Cresce la produzione, le vendite segnano un incremento sia sul mercato di casa che su quello estero, i nuovi ordini riflettono un forte aumento ma il grado di utilizzazione degli impianti si contrae. Sostanzialmente stabile l'occupazione. Anche il quarto trimestre dell'anno scorso, ha commentato il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, conferma le precedenti considerazioni in merito allo stato dell'economia delle imprese associate. Il paese non cresce e ciò deve far riflettere sull'inderogabilità di avviare quelle necessarie azioni atte a consentire una ripresa forte e duratura. Va riconosciuto, aggiunge, che la recente manovra di bilancio punta, seppur nei limiti di spesa consentiti, a invertire il contesto di stagnazione della nostra economia, cercando di avviare un percorso di sviluppo sostenibile. Il tutto però si muove in una cornice politica e sociale di continua criticità, mentre il Paese ha bisogno, mai come in questo momento, di maggiore stabilità e coesione. Infine, un accenno all'attualità del coronavirus. L'attuale delicata situazione internazionale, queste le parole del Presidente, aggravata dall'epidemia che sta sconvolgendo, oltre che la vita di migliaia di persone, anche il trend economico e di mercato mondiale non può non costituire elemento di preoccupazione imponendo a tutti uno sforzo atto a uscire da uno stato di conflittualità permanente. E continuiamo a parlare proprio di coronavirus e di un effetto della diffusione appunto di questo virus collaterale, un lieve calo dei prezzi del carburante. Ma quale correlazione esiste appunto tra il virus cinese e l'abbassamento dei prezzi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo servizio. Uno degli effetti del coronavirus nell'ultimo mese è stato quello di abbassare i prezzi della benzina e del diesel in Italia e in moltissimi altri paesi. Ma che correlazione esiste tra l'epidemia cinese e il costo del carburante? Molti, anche a Trieste, se lo chiedono, ma siamo di fronte a una legge di mercato che non può mentire. La Cina è il maggior compratore e consumatore di greggio al mondo. Lo scatenarsi del virus però e della relativa psicosi ha generato un calo netto degli acquisti di petrolio da parte della Cina. D'altronde i traffici su strada si sono in certe zone praticamente interrotti. Addirittura alcune città sembrano disabitate o comunque paralizzate dall'ordine di non uscire di casa. Di qui il fatto che gli altri paesi europei abbiano... Potuto acquistare molto più carburante che il mercato cinese nell'ultimo mese non ha praticamente considerato. Così all'alzarsi dell'offerta sono calati anche i prezzi. Parliamo di un calo comunque minimo, sugli 0,7 centesimi per litro, salvo arrivare a pagare qualche centesimo in meno in alcuni giorni. Un mese fa il costo del barile era di 70 dollari, poi è sceso fino a 55. Più offerta, meno costo. Il calo non lo si nota praticamente se si fanno 5 o 20 euro di benzina, ad esempio, ma già sul pieno si intravede comunque un risparmio da approfondire prima del rialzo dei prezzi. È partito oggi alla stazione marittima l'undicesimo salone delle professioni, un momento di incontro ormai tradizionale tra gli studenti e il mondo del lavoro. Vediamo il servizio. Nonostante l'era digitale in cui stiamo vivendo, dove ogni informazione viaggia a una velocità sempre maggiore, non c'è smartphone o portale che possa sostituire il contatto umano, soprattutto quando si tratta di trasmettere conoscenze ed esperienza sul mondo del lavoro. L'undicesimo Salone delle Professioni e delle Competenze, in programma oggi e domani alla Stazione Marittima, mette in contatto quasi 1200 giovani delle scuole superiori tristine e goriziane con gli enti, rappresentanze delle imprese, ordini e collegi professionali, che anche quest'anno mettono a disposizione la propria collaborazione offrendo informazioni e rispondendo alle richieste di orientamento dei ragazzi. L'evento è promosso dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e realizzato da Aries Scarl in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e ANPAL Servizi. Le Camere di Commercio hanno più che l'onere, direi l'onore, di trasferire a queste nuove generazioni le opportunità che il mondo del lavoro potrà riservare loro. Come stiamo facendo con iniziative con la omologa Camera eh, austriaca, dare loro l'opportunità di conoscere cosa c'è al di là fuori dai confini confrontarsi ma soprattutto costruire un percorso di vita, un percorso imprenditoriale che dia sicuramente soddisfazione a loro ma opportunità di restare poi sul nostro territorio e trasferire queste conoscenze in quello che è l'evoluzione dei vari settori. La regione del Canto Suo interviene sostenendo queste attività e appoggiando la formazione degli studenti, in particolare rivolgendosi ad attività produttive attuali in campi come la tecnologia o l'alta specializzazione per cui i giovani avranno grosse opportunità. La Regione interviene raccontando tutta l'offerta che diamo perché è importante che i giovani abbiano la possibilità di scegliere in un range ampissimo, che sappiano che possono essere accompagnati all'estero, sostenuti nell'attività imprenditoriale, che hanno alternative diverse tra il percorso di formazione, di formazione professionale, di istituti tecnici superiori e di università. Sono iniziati i lavori di restauro e valorizzazione del propileo di San Giusto, gioiello poco conosciuto della Tergeste romana. Il progetto è sostenuto dal Rotary Club Trieste e dalla Fondazione Casali. Vediamo. Un'iniziativa intrapresa quest'anno da Rotary Club Trieste eh, in collaborazione con la Fondazione Casali, un'iniziativa di restauro, di riscoperta di un bene, direi di un tesoro più che di un bene eh, fino adesso nascosto e sconosciuto ai più. Il propileo di San Giusto è un ingresso monumentale d'epoca romana, costituito da colonnati e scale risalente al I secolo d.C., situato all'interno del campanile della cattedrale. Malgrado l'eccezionale livello di conservazione è pressoché sconosciuto al pubblico e oscurato dalla patina del tempo. Il Rotary Club Trieste ha ideato un progetto di restauro e valorizzazione sostenuto dalla Fondazione Benefica Casali e condiviso con soprintendenza, parrocchia, diocesi e fai. Le colonne che hanno 2000 anni, che sono la storia di questa città, ringrazio i Rotary e tutti i Club Service per questo, naturalmente mi fa molto piacere che mettiamo in luce anche questa parte straordinaria della nostra città. È un manufatto di altissimo pregio, non ve ne sono di così ben conservati in tutto il nord-est d'Italia e quindi il desiderio del Rotary Club Trieste è stato proprio quello di restituire, ridonare alla città di Trieste un qualcosa che le apparteneva ma che Trieste non sapeva di avere, non era consapevole. I lavori sono cominciati da qualche giorno e proseguiranno per tre mesi, prevedono la pulizia del monumento, il restauro delle vetrate, nuova illuminazione e la creazione di un percorso di visita di carattere storico. Con questa azione di recupero noi vogliamo restituire alla città un nuovo punto eh, di visita, un nuovo percorso turistico che possa diventare punto di partenza, punto di arrivo di questo percorso nella Trieste romana. L'avevamo vicinissimo, bastava poco eh, per potersene rimpossessare e noi abbiamo lavorato in questo senso. In chiusura un aggiornamento sulla notizia d'apertura, ritrovamento di, del, del cadavere di una donna questo pomeriggio nelle acque eh, davanti a Porto Piccolo a Sistiana è arrivato anche il comunicato redatto eh, dalla prefettura di Trieste e, mh, la salma non è stata ancora identificata ma potrebbe trattarsi appunto come abbiamo già detto di Marina Bottazzoni l'artigiana udinese scomparsa lo scorso 17 gennaio dalla sua casa in Friuli eh, sul posto è giunto anche il fratello della 55enne Friulana. Il comunicato stampa appunto dice che molto probabilmente il cadavere è riconducibile alla signora Marina Buttazzoni. La conferma arriverà dagli accertamenti in corso. Eh, ancora una notizia di cronaca in chiusura, un blackout informatico dal pomeriggio di ieri fino alla tarda mattinata di oggi ha colpito i servizi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio regionale. Lo ha reso noto la Trieste Trasporti, precisando però che eh, già attorno alle 12 la situazione è tornata completamente alla normalità. Infine vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste avremo ospiti in studio l'assessore comunale Francesca De Santis e poi Maia Tense per parlare di eh, problemi relativi alla disabilità. Ancora sveglia in città il consigliere comunale Everest Bertoli. Da parte mia grazie dell'attenzione e buona serata.